Nel lontano 2007 il comune di Montorio al Vomano aveva avviato le pratiche per ottenere il certificato di prevenzione incendi per la scuola dell'infanzia di Via Leopardi, ma non ha mai completato le verifiche né nel 2013 quando ha eseguito i lavori di ampliamento né soprattutto nel 2015 quando ha fatto ulteriori lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti. Risultato, la certificazione non esiste e la scuola andrebbe chiusa. Ad accorgersene è stato il sindaco Fabio Altitonante con i suoi uffici quando ha avviato le procedure per inserire nell'edificio la sezione primavera dell'asilo nido, questo per eliminare le liste d'attesa. Ci siamo accorti, gli uffici si sono accorti che mancavano dei documenti per l'agibilità della scuola e quindi ci siamo subito preoccupati di incaricare un professionista, ci ha dato la strada per raggiungere l'agibilità e nel frattempo però ci prendiamo la responsabilità di tenere aperta la scuola materna perché sennò centinaia di famiglie rimarrebbero senza un supporto. E in questa settimana apriremo anche la classe primavera, sempre nello stesso immobile. Il sindaco Montorriese ha voluto rassicurare i genitori dei bambini interessati e ha annunciato che a stretto giro verranno avviati i lavori necessari per ottenere il certificato dei vigili del fuoco. Tranquillizzo i genitori che la scuola è assolutamente sicura, mancano alcuni aspetti sull'antincendio, ma non farei mai un'ordinanza se non mi sentissi sicura per quanto riguarda i bambini.